In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Confartigianato si presenta al fianco di Pesaro, capitale italiana della cultura, sostenendo il progetto e promuovendo iniziative che da anni ormai realizzano proprio in occasione di questo evento. Pesaro Capitale è un'opportunità per la nostra regione, per promuovere il nostro bellissimo territorio e per promuovere le imprese. Quindi un'associazione come Confartigianato, che rappresenta 10.000 imprese nella provincia di Ancona e Pesaro Urbino, ha visto questa un'occasione unica da sostenere e per promuovere al meglio il nostro tessuto economico e produttivo. E per questo abbiamo anche ovviamente organizzato una serie di iniziative che possono sostenere, contribuire a sostenere queste tante iniziative che l'amministrazione comunale ha pensato per promuovere il territorio. Il 19 di marzo ci sarà un evento nazionale, quindi la Confartigianato Imprese, la Confederazione Nazionale, in occasione della Capitale della Cultura, ormai da 3 anni organizza un evento e quest'anno ovviamente lo organizzerà a Pesaro, al Teatro Rossini, per parlare di intelligenza artificiale. Noi abbiamo uno slogan a livello nazionale che è intelligenza artigiana, perché siamo consapevoli che gestendo gli strumenti e conoscendoli potrebbero sicuramente portare un beneficio alle nostre imprese. Ovviamente tutte queste azioni vanno conosciute per poi poterle gestire. Quindi il 19 alle 17.30 avremo questo evento al Teatro Rossini in cui si parlerà dell'intelligenza artigiana, dell'intelligenza artificiale, dell'etica dell'intelligenza artificiale. Lo faremo e affronteremo questo tema con relatori di livello nazionale e internazionale come Paolo Benanti, Federico Faggin, il rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gianluca Gregori, il rettore dell'Università di Urbino Giorgio Calcagnini. E ovviamente concluderemo anche con Vincenzo Schettini, che è il nostro, diciamo, youtuber molto conosciuto, proprio perché vorremmo parlare di temi relativi alla micro e piccola impresa, ma coinvolgendo anche i giovani, quindi cercare anche di coinvolgere i ragazzi di Pesaro e gli studenti di Pesaro della Regione Marche per affrontare temi e avvicinare il mondo dei giovani alla micro e piccola impresa. Imprese artigiane e opportunità. L'anno di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, secondo Confartigianato, rappresenta un'occasione da non perdere. È assolutamente un'occasione unica all'interno di un anno come il 2024, dove Pesaro è capitale della cultura. La festa di San Giuseppe Artigiano è un evento nazionale per la Confartigianato e non potevamo lasciarci sfuggire assolutamente questa opportunità. È un evento che ci inorgoglisce come cittadini di Pesaro e un evento che mi inorgoglisce come dirigente di Confartigianato, perché siamo riusciti a coinvolgere le due cose. Ha una ricaduta sul territorio assolutamente importante, perché a livello nazionale fa conoscere Pesaro, se ancora ce ne fosse mai bisogno, e a livello territoriale fa conoscere una realtà come la Confartigianato, che rappresenta
più di 10.000 imprese nella provincia e che praticamente porta avanti quella che è la realtà artigiana e appunto il titolo, l'intelligenza artigiana, all'interno di un anno dove la testimonianza dell'intelligenza artificiale può essere qualcosa di complementare con quella che è appunto l'intelligenza artigiana che noi artigiani portiamo avanti tutti i giorni nella nostra attività. Gli effetti di Pesaro 2024 non si fanno attendere, di fatto già si avvertono i primi dati positivi da Capitale Italiana della Cultura. Gli effetti ad oggi sono sotto l'occhio di tutti, ecco, sugli eventi che vengono organizzati, sulle iniziative che vengono promosse dal Comune di Pesaro, e non ultima l'inaugurazione sulla biosfera, l'auditorium, eccetera. E anche noi come Confartigianato, tramite i nostri eventi, che hanno l'obiettivo ovviamente di un volano sulle presenze, sulle attività, su quello che viene fatto sul territorio di Ancona, Pesaro Urbino e soprattutto in questo caso su Pesaro, capitale della cultura. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la Capitale Italiana della Cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo, troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.